pare che scendendo dal cielo Paolo Nespoli, l'astronauta italiano reduce dalla missione dello shuttle, sbarcato questa mattina con un elicottero dell'Augusta a Verano Brianza, dove tutti i suoi concittadini hanno invaso le strade per festeggiarlo. È un piacere essere a casa finalmente. Ma più freddo qua o lassù? Più freddo qua, bisogna venire d'estate. Ad accoglierlo il sindaco, la mamma Maria, il fratello, la sorella e l'intero paese che aveva seguito con il fiato sospeso il rientro nell'orbita terrestre della navetta dopo 12 giorni di missione, in cui Nespoli, unico europeo dell'equipaggio, ha avuto il compito di coordinare le passeggiate nello spazio dei suoi 7 compagni per installare a bordo della stazione spaziale il modulo che servirà ad agganciare il futuro laboratorio europeo Columbus. È sempre stato un ragazzo che si capiva che aveva l'intenzione buona. Da ragazzo lui parlava così. Che voleva volare. La sfilata per le vie del paese è l'inizio di un fitto programma di festeggiamenti partito a bordo di una Ferrari fiammante. La Ferrari è una lumaca per lei che è stata... No, la Ferrari è sempre la Ferrari. Prima cosa che farò è salutare tutti e poi andremo a mangiare naturalmente, finalmente si mangia qualcosa di sano. Cos'è che ci abbiamo? Il sindaco qua che ci ha organizzato tutto, cosa ci abbiamo? La cazzuola? Solo gli utilizzati, quello che hanno pillole. Ciao Paolo. Nel pomeriggio in comune Nespoli ha ricevuto la cittadinanza onoraria, mentre a casa... Servono preparativi top secret. Ci saranno delle sorprese che hanno organizzato mia madre, mia sorella, un po' tutti. E cosa sarebbe bello farle vedere a lui.